Questa trasmissione è offerta da La Dimorette. La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Ben ritrovati amici, sosta di campionato alle spalle, si torna a giocare alla Dacia Arena e il match è di quelli da non sbagliare perché arriva un Genoa che ancora porta le scorie del Covid, la squadra più funestata del campionato, più probabilmente più funestata d'Europa o giù di lì per quanto riguarda i giocatori bersagliati appunto dal virus, ma soprattutto gli strascichi. Sapete perfettamente che quando sei colpito da una patologia del genere, gioco forza, non ti puoi allenare per un sacco di tempo e il Genoa è questo al momento, l'Udinese ne deve approfittare. Di questo andremo a parlare, come sempre, riannodando i fili della storia insieme al nostro storico per definizione. Guido Comirato, ciao, ciao Guido, ben ritrovato. Ciao Massimo e ciao ai nostri telespettatori. Sì, hai detto giusto su questo Genoa che è un po'... è la squadra più penalizzata dal Covid-19, sai, tutti hanno recuperato a livello clinico, esatto, ma tutti non hanno recuperato la condizione generale, il che è diverso, per cui è inutile nascondersi dietro il classico dito. Per l'Udinese è un piccolo grande vantaggio che deve essere sfruttato, ma sarebbe da sfruttare ugualmente anche in caso di, tra virgolette, normalità in casa Genoa, perché l'Udinese a questo punto non ha più scuse, non ha alibi, deve tornare a vincere, il calendario le consente di essere fiduciosa, di partire favorita, di conquistare i tre punti, rilancio dopo quel inizio di campionato sicuramente tormentato, ma ci sono anche delle colpe per alcuni insuccessi da parte dei bianconeri. Basti ricordare la sconfitta incredibile casalinga con lo Spezia, basti ricordare il mancato, non dico successo che ci poteva stare, ma il mancato risultato positivo, ovvero il pareggio a Firenze contro il Viola, anche contro il Milan. Abbiamo visto che il Milan post Udine ha perso una partita e dopo ne ha pareggiato un'altra, quindi il Milan aveva probabilmente già esaurito tutto il suo fuoco e fiamme, tutta la sua e col Milan sono stati commessi due errori che sono stati pagati a caro prezzo. Punto. Ormai abbiamo raccontato il passato. Il presente, cioè l'immediato futuro, dovrebbe rappresentare la molla per andare, un trampolino di lancio per andare in posizione più consona e poi disputare un campionato possibilmente all'insegna della tranquillità, perché ci sono tutte le potenzialità per raggiungere lo scopo della società, che poi anche lo scopo dell'allenatore Gotti. Assolutamente vero, condividiamo. Andiamo all'indietro, 1984, vittoria interna dell'Udinese, l'Udinese con Arthur Zico, Franco Causio, Massimo Mauro, Pietro Paolo Virdis. Quell'Udinese che avrebbe potuto fare molto e alla fine chiuderà con un nono posto. Vince all'andata e al ritorno contro il Genoa. All'andata, lo sappiamo, lo Zico Show per il campionato italiano. Al ritorno 3-1 allo Stadio Friuli, due autoreti per il Genoa, una grandissima prestazione di Virdis, inutile il gol di Briaschi per il rossoblù. 3-1 Udinese. L'Udinese sta cambiando. La squadra ha trovato un suo più funzionale assetto. Rispetto al recente passato, il gioco dei friulani ha un peso diverso, senza dubbio più concreto. E vediamo il perché. Prima di tutto, uno Zico ritrovato che gioca con efficacia nella nuova posizione più arretrata. Il brasiliano non è più la bella statuina in attesa della punizione da sfruttare dal limite dell'area. Ora corre avanti e indietro, lancia, inventa, si diverte. E accanto a lui non c'è più il Virdis evanescente di qualche mese fa. L'ala sinistra è in gran forma, gira a meraviglia, sbaglia pochissimo. La manovra della squadra trova logici ed efficaci sbocchi. Il secondo gol dell'Udinese è la riprova della ritrovata personalità di Virdis. Autoritario lo scatto, su perfetto lancio di Mauro. E a proposito di Mauro, il numero 9 è stato uno dei migliori. Ha fatto vedere alcune cose deliziose, come questa sul lancio di Zico, e colpo di tacco a saltare Benedetti e Onofri.
L'azione è poi conclusa con un tiro parato da Martina. Una partita ricca di episodi e di indicazioni che l'Udinese ha condotto da protagonista, confermando la vena di Causio e soprattutto lanciando sulla scena del campionato la coppia Zico-Virdis, che oggi vale 17 gol. Ferrari ha tenuto in panchina Marchetti e ha fatto giocare tra i pali Borin. Simoni, che ha mandato in campo Peters alla fine del primo tempo in sostituzione dell'infortunato Corti, può anche prendersela con la cattiva sorte. Due gli autogol del Genoa, il primo di Canuti che anticipa Zico ma batte Martina. L'altro dello iellatissimo Faccenda, che segna nella sua porta con la schiena dopo una splendida azione di Virdis e un tiro di Mauro. A questo punto dobbiamo però dire ai tifosi genuani che la loro squadra non è stata soltanto a guardare e non ha combinato esclusivamente guai. Questo è il gol del 2-1 siglato da Briatsky. E queste sono alcune azioni pericolose che non sono state concluse per un soffio. Il Genoa, anche se ha perso, ha saputo lottare. Una bella Udinese nel freddo del Friuli, una bella Udinese con Zico, con Virdis su di giri, Virdis scatenato. Virdis è stato protagonista in quella stagione di un campionato esemplare, 10 pesantissimi gol senza l'ausilio di un calcio piazzato o di rigore in 30 partite, quindi un bottino importante, tant'è che il Milan non ci ha pensato su due volte ad acquistarlo e con il Milan è diventato anche campione d'Italia e miglior bomber del nostro campionato. Vero, vero, vero. Ma tutti sono andati, Causio è andato benissimo in quella partita, è andato bene anche Zico, insomma è stata una bella Udinese contro un piccolo Genoa. Contro un piccolo Genoa che poi andrà a retrocedere quell'anno. Andiamo più avanti, è una partita pirotecnica e abbiamo Pasquale Marino da una parte e Giampiero Gasperini dall'altra. Finisce 5-3 per il Genoa, ve la ricordate, una partita incredibile. L'Udinese sotto, va sopra 2-1, viene raggiunta, sotto 3-2. Pareggia 3-3 con un bel gol di Floro Flores, ma il mattatore indiscusso della partita è Marco Boriello. Ne aveva segnati 3 all'andata e ne avrebbe segnati 3 al ritorno all'Udinese, 6 in una sola stagione alla squadra bianconera. Nel solco dei grandi attaccanti di Gasperini, Milito, Boriello, Di Vaio che era in panchina in quella partita, e finisce appunto 5-3 per il Grifone. Che praticano un calcio molto spettacolare e questo lo si vide anche all'andata quando il Genoa si inappose per 3-2. Ferma Fabiano, è libero Leon, riceve l'Honduregno, attenzione, prova con il destro ed è un grandissimo gol di Leon. 9 minuti sul cronometro, Genoa in vantaggio. Qui è un gran gol, quindi forse è stato sorpreso dal tiro da lontano di Andanovic, forse non se l'aspettava. Allora che riparte con Milanetto, che però viene anticipato, siamo al limite e c'è calcio di rigore per l'Udinese. Il fallo commesso su Hiller, ma grossa ingenuità da parte del Genoa che anziché andare a liberare ha provato un'impostazione all'interno dell'area. Parte Di Natale, spiazzato Rubinho, l'Udinese pareggia al 28esimo del primo tempo. Andare ad attaccare Cricito. Floro Flores, tacco per Ferronetti, poi nuovamente Floro Flores, siamo al limite, ancora Ferronetti, può andare alla suggerimento dentro rigore. E altro calcio di rigore a favore dell'Udinese, netto il fallo di mano da parte di Bovo e secondo rigore per l'Udinese con il Genoa che l'aveva fatta franca poco fa e adesso Bovo naturalmente viene anche ammonito. Parte Di Natale, ancora aspettato Rubinho ed è il 2-1 per l'Udinese quando mancano 6 minuti al termine del primo tempo. Ora Fabiano può dare il cross, pallone dentro, Boriello e poi il pareggio del Genoa con Sculli, 42esimo. Il lancio che era ancora Quagliarella, attenzione Quagliarella che entra in area di rigore, prova la battuta, Rubinho, grande riflesso. Concò cerca la conclusione, poi invece va da Leon, siamo al limite, ancora Leon dentro per Concò, cerca ancora Boriello che deve girarsi, poi Boriello, grandissimo numero di Boriello, Genoa che torna in vantaggio, altro gol, davvero spettacolare. Questo è un signor gol.
sia ancora Fabiano, è pronto al cross, vorrebbe fare la Leon, si va in mezzo, Boriello, devia, ancora Boriello, prova, e poi Sculli viene anticipato. Natale, palla profonda, cercare proprio Dossena che ci arriva, può proporre il cross, Floro Flores, ed è il pareggio dell'Udinese al 27esimo del secondo tempo, la rete di Floro Flores sulla bella iniziativa di Dossena. Leon dalla bandierina, Andanovic respinge, palla che resta lì, ed è il vantaggio del Genoa che riesce a colpire ancora una volta con Boriello, il gol del 4-3. C'è Di Vaio in possesso palla, offre il pallone a Fabiano mentre sale Boriello. Fabiano però saggiamente può guadagnare tempo, poi parte il cross, Boriello! Ed è il gol del 5-3, tripletta per Boriello. Ma finisce qui, Genoa batte l'Udinese 5-3. Una bestia nera allora il Genoa per l'Udinese. Quella volta sì. Aveva vinto 3-2 l'andata, 5-3 qui a Udine, Boriello matatore assoluto, errori a Iosa da parte dei difensori dell'Udinese, ma anche una giornata davvero negativa per gli attaccanti. Io ricordo di Natale due gol, era parlato in vantaggio l'Udinese, 1-0 per il Genoa, 2-1 per l'Udinese, due calci di rigore, io alla fine gli diedi 5 in pagella, fece solo quello, eseguì due rigori. Ha segnato una doppietta, capito. Nemmeno il minimo sindacale, perché quel giorno lui rimase fermo, non si mosse e fu protagonista di una delle sue prestazioni peggiori in maglia bianconera. Comunque tutta l'Udinese fu davvero negativa, nulla fu azzeccato anche nei cambi, nelle marcature, a livello tattico. Può succedere, è successo, l'Udinese quel giorno è andata letteralmente in tilt contro un Genoa, il vero, veramente organizzato, sì. Scatenato con un Boriello super. Sì, è la squadra tipica di Giampiero Gasperini. Tutta un'altra musica, tutto un altro Genoa e quindi tutto un altro Udinese nel 2017. C'è un solo minimo comune denominatore fra le due partite. Il portiere del Genoa. Era Rubinho quella volta, sarà ancora Rubinho per una serie di accadimenti, assenze e non. Il terzo portiere che gioca. Gioca una parola grossa perché vedete si fa il terzo gol da solo. Prima però è uno show della premiata ditta Rodrigo De Paul e Duván Zapata. 3-0 Udinese. Partita valevole per la 31esima giornata di campionato, 37 i punti dell'Udinese, 29 quelli del Genoa che nelle ultime 14 partite ha vinto solo una volta. Mandorlini sceglie il 4-3-3 con l'esordio dal primo minuto di Morosini. Si gioca! Duván Zapata, la vuole Terot. Controllo di Terot che si accentra, spazio per calciare. Rubinho la perde e la ritrova. Widmer, il cross per Duván Zapata cerca spazio, Marcos Evangelista, poi il tiro di De Paul, splendido, 20esimo minuto, Udinese 1, Genoa 0, grandissimo destro di De Paul. Il tiro di Angella, poi Duván Zapata, splendido il 2-0 dell'Udinese con Duván Zapata, fanno 9 per lui quest'anno, il gol di Duván Zapata al 31esimo minuto. Si gioca, parte il secondo tempo. Parte Terò, deviazione in calcio d'angolo di Laxalt che lui sì è uscito anzitempo dalla barriera. Il corner e poi Rubinho si fa gol da solo. Palla che passa in mezzo alle gambe di Rubinho. C'è Laxalt, il cross di Izzo. La palla messa fuori, poi la conclusione, la parata del portiere. Nciam ha provato a calciare. Finisce così. Udinese batte Genoa 3-0. L'Udinese con questa vittoria sale a 40 punti. Fogolar 1905.
Un viaggio con tre menù a degustazione sapientemente preparati dallo chef Stefano Basello, con cura e attenzione alle materie prime, ma non solo. Ove il mare brilla per effetto del sole, Sorella Terra, Viaggio in Friuli, saranno accompagnati da tre percorsi di vini, rispettivamente pensati e assaggiati per gusti e profumi, dal nostro sommelier Yuri Cossa. Fogolar 1905, una tradizione che guarda al futuro. 3-0 Udinese, e mancavano, mi sembra, 6 o 7 partite alla fine, 7 partite, quindi c'erano tutte le possibilità non solo per accedere in posizione mediana, ma arrivare subito a ridosso delle grandi, ovvero delle squadre in lotta per qualcosa di importante, di importantissimo, lo scudetto oppure l'Europa. L'Udinese alla fine conquisterà 45 punti, un buon bottino che è stato bissato nel campionato scorso dall'Udinese targata Gotti. Ma pensate, dopo quel successo ha vinto una sola gara, ne ha perse tre in maniera clamorosa, l'ultima 5-2 a Milano con l'Inter, 3-0 subito dopo la gara con il Genoa, 3-0 perso a Napoli, 4-0 perso a Bologna, 1-0 perso a Crotone, vittoria col Cagliari e un punticino con l'Atalanta. Per cui 4 punti in 7 gare, e quei 4 punti in 7 gare hanno impedito all'Udinese, nel rispetto di quello che era il suo potenziale, di approdare dalla parte sinistra della classifica. Evidentemente l'allenatore Del Neri e tutti i giocatori troppo presto hanno abbassato la guardia. Staccato la spina un po' troppo presto. Cosa dicono i precedenti, Guido? È che l'Udinese è in vantaggio nei confronti del Grifone, 19 a 17, 19 vittorie dei bianconeri e 17 dei rossoblù. Stiamo parlando dei confronti targati Serie A e i pareggi sono 15. Vantaggio anche dei bianconeri per quanto concerne i gol. Sono 86 quelli segnati dai bianconeri, 9 dei quali portano la firma di Totò Di Natale, 74 quelli del Grifone, con 6 reti di Boriello, come abbiamo ricordato poco fa. E quindi l'Udinese è in vantaggio in tutto contro il Genoa. Io ritengo che tale vantaggio verrà incrementato nella partita di domenica, perché al momento l'Udinese si fa preferire al Genoa, che ha problemi e problemini ancora da risolvere. Ti faccio un esempio, Guido, che convalida e corrobora la tua considerazione. Se tu prendi due giocatori del mercato estivo molto importanti per il Genoa, Zappacosta e Piazza, rientrati dopo il Covid, subito infortunati per problemi muscolari, sì, sì. E non ci possono essere, ma è ovvio, è così. Già di suo, a parità di organico, l'Udinese è nettamente superiore. Quindi veramente adesso la pressione... Ma nettamente superiore anche perché... E rispetto al Genoa gli infortunati sono in numero un po' più esiguo, anche se ci sono lungodegenti, certo, come Iaialo, certo. soprattutto come Mandragora, però non ci sono scuse, perché ci sono soluzioni validissime da un punto di vista qualitativo e quantitativo in ogni settore. Il Genoa non perché le ha. Se è vero che nel mezzo c'è un po' di ci sono dei problemi, è altrettanto vero che la società è corsa prontamente al riparo ed ha messo accanto a De Paul Pereira, anche lui è infortunato, comunque Pereira, Forestieri, poi c'è Arslan che sta facendo bene, che nell'ultima partita col Sassuolo è stato tra i migliori, e anche Makengo, quindi ci sono tutti giocatori forti, sono tutti giocatori per pronti far già fronte adesso. Ad ogni, e là davanti non c'è che l'imbarazzo della scelta, oltretutto la chiamata in azzurro di Okaka ha sicuramente fatto bene allo stesso giocatore, certo. che prenota, ripeto, un posto per l'Europeo. Non è stato chiamato così tanto per fare una gita a Reggio Emilia, è stato chiamato perché è una delle prime alternative ai giocatori che mancavano, ma non ce ne sono tanti, perché c'è Immobile, Bellotti, forse Caputo, ma manca un giocatore dalle sue caratteristiche, un autentico uomo area, un giocatore aitante dal punto di vista fisico, per cui se quest'anno disputerà una stagione importante, non dico importantissima, sicuramente farà parte della formazione che parteciperà alla manifestazione continentale 2021. Sono contento per Okaka perché sino a questo momento il giocatore che ha notevoli qualità
è arrivato sempre a metà del guado, non ha mai superato completamente il guado, non so il motivo, so però che giocatore che, come ho detto, che potenzialmente è forte, chissà quest'anno anche spronato dall'obiettivo nazionale in campo europeo e dal fatto che è diventato giocatore ormai maturo, potrebbe davvero fare il salto di qualità. Non è la prima volta che un atleta a 31 anni fa svolta l'ultimo salto di qualità, il più importante della carriera. Assolutamente vero. Guido, i doppi ex sono abbastanza, eh? Eh sì, io partirei da Bigogno. Bigogno ha giocato, ha vinto anche una Coppa Italia con il col Genoa negli anni 30, nella seconda parte, e fu allenatore dell'Udinese. Sappiamo che tipo di allenatore era, un allenatore vincente, secondo posto nel 54-55. Miniati, che era un mestierante, una mezzala di buona tecnica, un toscano che ha giocato da prima con il Genoa, poi con l'Udinese, dando un contributo importante per la prima storica promozione in Serie A della formazione bianconera, che era allenata da Aldo Olivieri. Poi a metà degli anni 50 io ricordo Frignani Amleto, Milan, Udinese in prestito. L'Udinese poi non ebbe i quattrini necessari per riscattarlo dal Milan e il Milan quindi lo cedette al Genoa. Stiamo parlando 57-58. Assieme a lui andò al Genoa anche Pantaleoni, una mezzala di notevole qualità, un giocatore importante, purtroppo prematuramente scomparso. Massimo Giacomini fu mezzala del Genoa, che nel 61-62, se non sbaglio, anzi non sbaglio, fu protagonista di un campionato bene di Serie B. Fantastico. Fece bene. Tutti ricordano la Juventus, tutti ricordano il Benevento, tutti ricordano per esempio il Milan in Serie B, ma io voglio ricordare il Genoa nella cadetteria, che quell'anno fece grandissime cose. Poi, andando avanti, Collovati giocò nell'Udinese 86-87, poi per due anni andò nuovamente alla corte di Lidl alla Roma, quindi passò 89-90, il Genoa era ritornato assieme all'Udinese, guarda caso, in Serie A, con Scoglio. Poi fece due anni con Bagnoli. Esatto. E il secondo anno con Bagnoli fu quarto posto. Sì, quarto sì. Posto che diede la possibilità di essere protagonista in Coppa UEFA e finì la sua carriera a 36 anni con il Grifone. Ma è stato un giocatore molto importante non solo per il Genoa, per la Roma, ma anche quando giocava con l'Inter e prima ancora col Milan. Giocatore. Purtroppo col Milan per due volte ha dovuto giocare in Serie B. La prima volta colpa al Totonero, la seconda invece no, colpa ai giocatori che furono protagonisti 81-82 di un'annata davvero deficitaria. Guido, chi giocherà da ex è Fernando Forestieri, se appunto sarà schierato. Forestieri è venuto in Italia, sembrava un fenomeno, perché aveva talento, tanto talento. Quindi ricchezza di classe, e nel Genoa. E poi dopo non riuscì a sbocciare completamente, il Genoa non ebbe più fiducia in lui, ebbe fiducia invece l'Udinese, lo acquistò in prestito, poi lo riscattò, poi lo mandò al Watford, è ritornato Udine a 30 anni, quindi calciatore e uomo maturi, e tutti a storgere il naso, che bidone hanno preso? Ma finora a me non sembra essere un bidone, sta dimostrando di avere estro, qualità, è un ideale cambio perché sa subito entrare in partita, ma è giocatore che tanto è motivato, ancora voglia, è integro fisicamente, è ancora giovane, perché a 30 anni non si può essere vecchi, non siamo agli anni 20 o 30, quando a 30 anni si era considerati di una certa età e a fine carriera. Lui non è a fine carriera, vedrete che Forestieri qui a Udine lascerà un timbro importante. Guido, io vedo a proposito di giocatori anche recenti, molti nomi importanti. Cristian Zapata, Gemiti, Stroppa, Sottil, Gargo, Serse Cosmi, che allenò, sfortunato in entrambe le circostanze, diciamo, perché... Ma no, ci sono stati gli allenatori, Decanio e Malesani, Floro Flores tra i giocatori, Mesto, che ha fatto anche un gol... Berami, che ancora... Valon Berami potrebbe giocare, per capirci. E chi attenzione a lui, perché Berami è elemento di esperienza, purtroppo è uno giù che si rompe facilmente a livello muscolare, è giù di condizione, ha la sua età... È per Bacco.
per cui sai, i miracoli nessuno li fa. Io non nell'Udinese probabilmente Berami non giocherebbe. No. Non giocherebbe perché sarebbe chiuso. Dei giocatori che ho citato, che sono davvero forti, manca Koulibaly, che è infortunato, perché sai, c'è anche lui. Però nel mezzo l'Udinese ha tanta cosa, e anche se in questo momento nel mezzo gli uomini sono contati, pur sempre si riesce sempre a mandare in campo un centrocampo di affidamento di grande qualità. Per cui grande, Udinese grande. Non puoi avere scuse. Udinese, sei chiamata a timbrare il cartellino, ovvero a conquistare i tre punti, perché un risultato diverso, ahimè, potrebbe davvero rappresentare una crisetta, perché non ha messo a un certo punto, dopo quell'inizio balordo, sono 4 i punti in 7 gare, non ha messo non sfruttare quello che ti dà il calendario, esatto, ovvero esatto. Un avversario, non dico facile perché non esistono, no, gli avversari però, facili, però ma sicuramente giocabile. Un avversario alla tua portata, abbastanza abbordabile, con qualche problema, più dell'Udinese. Noi ci fermiamo, parlando in preparazione della puntata, parlavamo con Guido anche del fatto che l'Udinese deve avere pazienza, perché se chi ha visto giocare il Genoa sia con l'Inter, sia con la Roma e anche nel derby dove ha pareggiato, ti rendi conto che c'è un Genoa del primo tempo e un Genoa del secondo tempo per queste ragioni. Non ce la fa, regge 60 minuti. Quindi la pazienza, la qualità, i cambi dell'Udinese ovviamente, obiettivamente, ci portano verso il pronostico e segno. Ci può essere anche De Lofeo, a cui la sosta sicuramente per forza, ha giovato. Per forza. De Lofeo non può continuare a giocare come ha fatto per esempio contro il Milan, si è visto e soprattutto non si è visto, perché, ma non perché sia scarso, anzi è una stella tutt'altro. Di primo firmamento tutt'altro. Soltanto perché 7 mesi di stop per un problema al ginocchio si pagano, si paga chiunque. Si pagano, come? Si ricomincia spesso bene dopo hai qualche caduta. Ci fermiamo, abbiamo già sforato. Guido, l'appuntamento lo conosciamo e ti ringraziamo. Noi, io e i telespettatori da casa per quello che ci hai raccontato. E io ringrazio i telespettatori che ci hanno seguito. Alla prossima. Alla prossima, stessa ora, stessa rete. Si ricomincia. Ciao! La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Questa trasmissione è stata offerta da Ladimoret.